Perché mi prendi in giro? Ok, caffè finito. Adesso partiamo e vediamo come cucinare gli shiitake, che sono quel fungo. Si sta soffiando il naso. Ok, adesso vediamo gli shiitake, che sono quel fungo fantastico. Sì, no, vabbè, ma continua a far rumore mentre reggi, proprio nel momento in cui inizia a parlare. Va benissimo, vabbè. Continuiamo così, continuiamo così. Continuiamo così. Io mando la lettera di dimissioni, te lo dico. Devi far rumore? Gli shiitake sono quei funghi veramente interessanti che già solo per la consistenza hai finito. Vabbè, non si può lavorare stamattina. Già solo per la consistenza abbiamo un qualcosa di fantastico da mangiare, perché hanno questa carnosità che non hanno gli altri funghi. Perché di solito gli altri funghi, quando li andiamo a cuocere, perdono un sacco di liquido, tipo i porcini o i gallinacci, i finfali, i champignon, così. La città che non la perde in cottura, e quindi per questo rimane questa carnosità proprio molto molto interessante. E poi lo shiitake è quel fungo che rappresenta di più in assoluto il gusto umami, il quinto gusto o sesto a seconda di... Vi linko il video vecchio, che non mi ricordo se appare da questo lato di qua, quindi vi metto le dita da tutte e due le parti, e così poi un giorno capirò se è a destra o a sinistra, ma adesso devo studiare. Vediamo. Togliete il gambo dal fungo, mi raccomando, prestate molta attenzione a non rompere la cappella in modo che il fungo poi rimanga intero. Dovete semplicemente prenderlo con le due dita e tirare leggermente da un lato e dall'altro, dopodiché il gambo si staccherà. Ora tritiamo mezza cipolla rossa a julienne e anche uno spicchio d'aglio. Non sono fondamentali, naturalmente se li mettiamo diamo un gusto maggiore, aggiungiamo una nota in più al piatto, ma non è necessario. Se uno volesse può semplicemente rosolare i funghi shiitake senza aggiungere niente, quindi semplicemente con olio e sale, magari qualche aroma. Preriscaldiamo una padella con una fiamma medio-alta, aggiungiamo del sale, dell'olio di semi o dell'olio extra, e poi aggiungiamo aglio e cipolla. Iniziamo a far rosolare. Questo è un passaggio molto importante, dobbiamo far caramellizzare la cipolla, come vedete. Dobbiamo raggiungere quello stadio in cui è giallina, marroncina, ma non nera, okay? Perché gli darà poi una nota veramente speciale al piatto, è quella che è chiamata la reazione di Maillard, che è la caramellizzazione degli zuccheri, quello che è considerato il segreto degli chef. Una cosa molto importante, non dovete mai lavare i funghi. Perché
Perché? Perché i funghi, essendo già così acquosi, se li andiamo a bagnare perdono parte del loro gusto e si inzuppano, perché il fungo di per sé è una spugna. Questo in particolare con porcini, champignon, gallinacci e tutta quella serie, diciamo, di funghi italiani, tra virgolette. Gli shiitake invece loro sono coltivati di solito sul tronco delle querce e quindi problemi non ci sono per quanto riguarda la pulizia del fungo stesso, perché di per sé è proprio già pulito il fungo, cioè si può dare giusto con un po' di carta bagnata una leggera passatina, cosa che va benissimo anche con gli altri funghi, insomma. Ma mi raccomando, non lavateli mai nell'acqua, come si mettono le carote o il cavolo nell'acqua, ecco, il fungo non lo fate, mi raccomando. Dopo 2 minuti di rosolatura abbassiamo la fiamma a una potenza media e lasciamo cuocere i funghi con il coperchio per circa 7-8 minuti a seconda un po' della dimensione. Infine bagniamo i funghi con una leggera spruzzatina di salsa di lenticchie o di salsa di soia. Ok, abbiamo visto questo semplicissimo piatto con i funghi shiitake. È una bruschetta fantastica, potete utilizzarla per qualsiasi occasione. Il fungo potete utilizzarlo anche per condirci la pasta, un risotto, per un arrosto di seitan, insomma, quello che più vi piace, non c'è problema. Una cosa importante è che i funghi shiitake sono una grande risorsa di vitamina D, ma solo se vengono coltivati all'aperto, quindi se prendono i raggi del sole. Se sono coltivati in serra, questo effetto va a svanire perché, non prendendo i raggi, non sintetizzano la vitamina D come dovrebbero. Ho bagnato poi alla fine il fungo shiitake con una punta di vino bianco. Questo perché gli dà una leggera acidità in modo che il gusto umami venga leggermente smorzato. Provateci a casa, fatemi sapere, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!